Come detto, vabbè, il titolo Open Source, Software Libero e Altre Libertà, praticamente prende dentro tanti mondi, soprattutto altre libertà, nel senso che Open Source e Software Libero ha un focus sul mondo delle tecnologie, del software, da cui tu provieni, indubbiamente, però poi questo Altre Libertà, e poi c'è anche il sottotitolo che parla di, in generale, un'introduzione alle libertà digitali. E infatti, come tu potrai facilmente intuire, a me intrigano soprattutto le proprio i capitoli sulle altre libertà. Però non possiamo far finta di insomma, ti abbiamo qua a disposizione, non possiamo non farti parlare un po' di software. Un tema caldo del libro, secondo me, è il fatto che, come dire, stiamo vivendo una fase del mondo informatico, della storia dell'informatica, in cui le licenze d'uso stanno passando addirittura in secondo piano a favore dei termini d'uso di piattaforme, cioè buona parte dell'attività di computing non si fa più tanto sulla propria macchina, non si scarica più, non si acquisisce più una copia del software, perché tanto il software rimane sempre online su un server, e quindi a me basta un computer anche mediamente stupido con un browser, e attraverso il browser riesco a fare più o meno le cose che prima facevo dovendomi installare del software. Quindi questo in sostanza ci manda un po' in secondo piano tutto il discorso che abbiamo fatto in 20 anni di evoluzione di licenze, no? Siamo arrivati alla versione 3.0, alla versione 3 della licenza per eccellenza, la GPL, che è comunque arrivata alla 3 già dal 2007, quindi ha già 13 anni la sua versione 3. Non so se arriverà mai una versione 4, magari tu lo sai, ma non ce lo puoi dire. Però appunto cosa succede? Che in realtà poi la gente, la licenza non ci arriva neanche più a guardarla, perché tanto si fa tutto attraverso la rete. E non so, tu come la vedi sta cosa? Cioè, ovviamente so che i fautori del software libero, Stallman per primo, ha una visione abbastanza negativa, no? Però, insomma, questa è la direzione che sta prendendo un po' il mondo. Allora, sicuramente il fatto che molti dei workload si spostano dal computer verso la rete crea una serie di complessità che prima non esistevano e sicuramente lasciano in secondo piano il tema del licensing, perché ovviamente per il cloud computing non si parla di licensing, si parla di licenze, ma solo per un'inerzia mentale, sono dei contratti in cui si ha la possibilità di sfruttare dei servizi che vengono concessi da piattaforme non altrimenti qualificate. Ovviamente questo per le libertà digitali è un grande problema, non solo anche un'opportunità, ovviamente, perché questi servizi sono anche spesso molto centralizzati. Noi stiamo parlando su Facebook ed è stato il più grande centralizzatore delle comunicazioni. Internet, la comunicazione nasce con l'email, i servizi tipo Gopher, poi World Wide Web, in cui ciascuno poteva pubblicare le sue cose, si affittava il suo serverino, si comprava la sua connettività e mandava il suo sito web, mandava la sua posta elettronica, eccetera, eccetera. Con le piattaforme questo non è più vero. Si passa da dei gatekeeper, dai custodi dei cancelli, per cui l'internet come lo conoscevamo sta un po' sparendo a favore di queste piattaforme che vengono tecnicamente chiamate o gergalmente chiamate walled garden, cioè giardini recintati in cui o sei dentro o non sei dentro, in cui tutto passa dalla piattaforma. Ecco, noi ci stiamo, quando dico noi, parlo della Free Software Foundation Europe e di tutti gli attivisti del software libero, ci stiamo battendo perché questi servizi siano il più possibile federati. Federato vuol dire che ci siano più fornitori di servizi, non necessariamente ciascuno si fornisce il suo servizio, ma più fornitori di servizi che si parlano tra di loro come Internet è nata per essere. Internet è nata per essere completamente agnostica. Chiunque può parlare con chiunque altro semplicemente mettendosi d'accordo sul protocollo, sui protocolli che si devono usare. La posta elettronica funziona così: chi
chiunque può mettere su un servizio di posta elettronica e può mandare posta elettronica a chiunque altro. Chiaramente lo manderà a un indirizzo che viene assegnato in una certa maniera, secondo dei livelli gerarchici, ma chiunque può mandare una posta elettronica. Io non posso mandare un messaggio di WhatsApp da niente che non sia WhatsApp, o Telegram da Telegram, o Signal, o eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono delle iniziative per portare questi servizi ad ambienti più federati, occorrerebbe che tutti si mettessero d'accordo su un sistema di protocolli. Ad esempio, c'è un bellissimo progetto che si chiama Matrix.org e che praticamente replica le stesse cose che fa WhatsApp, ma proprio identiche, con protocolli liberi e in modo che ciascuno possa mettersi sul suo servizio. La stessa cosa aveva fatto tanto tempo fa, adesso non mi ricordo neanche più come si chiama, un servizio che voleva fare concorrenza a Facebook. Il problema è sempre risolto, Diaspora. eh? Diaspora. Diaspora, bravo, Diaspora. Il problema è che queste piattaforme non hanno, uno, la massa critica. Esiste un ovvio effetto di rete: più la piattaforma è grande, più è interessante, più ha valore. Magari anche se va Motivo per cui pochissimo bene. siamo, motivo per cui siamo su Facebook oggi, eh? Motivo Esattamente, per cui siamo su esattamente Facebook. quella. E due, perché la gente non ha coscienza dei problemi che usare queste piattaforme comporta, non solo in termini di privacy, ma in termini di libertà più in generale. Libertà può anche essere un fattore anche economico. Poi, Il fatto aspetta. di dover attivare una particolare piattaforma crea dei problemi, ad esempio, a chi non so, vive di pubblicità o chi fa pubblicità. Si deve passare di lì, c'è una compressione della concorrenza e quindi si creano tanti monopoli e i monopoli sono sempre un soggetto sensibile. Infatti, allora, i temi, diciamo, i fili conduttori, possiamo chiamarli, nel tuo libro sono...